Ciao a tutti i nostri cari spettatori. Siamo felici di vedervi qui oggi, pronti per condividere con voi una storia straordinaria. Prima di immergerci in questo affascinante racconto, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Se amate il nostro canale e desiderate supportarci, vi preghiamo di iscrivervi e di lasciare un mi piace a questo video. Con il vostro sostegno, potremo continuare a portarvi racconti avvincenti e contenuti di qualità. Ora, senza ulteriori indugi, preparatevi ad essere catturati da una storia di perdono, consapevolezza e redenzione, mentre vi presentiamo il maestro Zen dal passato tormentato. Buona visione! C'era una volta un anziano maestro Zen di nome Takeshi. La sua vita era stata segnata da un passato tormentato, un peso che portava con sé come una pietra in fondo al cuore. Quando i discepoli lo vedevano meditare, potevano scorgere nei suoi occhi la profondità del suo tormento interiore. Takeshi aveva una giovinezza ribelle e travagliata. Cresciuto in un piccolo villaggio giapponese, aveva passato gran parte della sua giovinezza a cercare l'avventura e l'ebbrezza. Era diventato un grande bevitore e frequentava compagnie poco raccomandabili. Viveva una vita dissoluta e, spesso, faceva del male agli altri senza pensare alle conseguenze. Un giorno, durante uno dei suoi frequenti sbornie, prese parte a una rissa in un locale notturno del villaggio. La rissa si trasformò in una brutale lotta corpo a corpo, che lasciò un giovane uomo ferito gravemente. Takeshi, ancora in preda all'alcol, fuggì dalla scena e lasciò il giovane in gravi condizioni. Quando finalmente riprese sobrietà, il rimorso lo travolse. Si rendeva conto che aveva commesso un errore grave, che aveva distrutto una vita e ferito molte altre. L'ombra del suo passato tormentato lo perseguitava giorno e notte, e non sapeva come redimersi. Takeshi, nel tentativo di trovare pace interiore e un senso di redenzione, decise di intraprendere un viaggio spirituale. Si recò in un monastero zen e chiese di essere accettato come discepolo. Il maestro zen del monastero, un uomo saggio di nome Kaito, vide il tormento negli occhi di Takeshi e lo accolse. Takeshi si dedicò con zelo alla pratica zen, passando ore a meditare, a studiare gli insegnamenti e a lavorare nel monastero. Nonostante i suoi sforzi, il rimorso continuava a perseguitarlo, ma il maestro Kaito lo guidò con pazienza. Lo aiutò a comprendere che il passato non poteva essere cambiato, ma che poteva imparare da esso e trovare la sua redenzione nell'arte della consapevolezza. Gli anni passarono, e Takeshi divenne un maestro zen rispettato. Il suo tormento si era trasformato in compassione e saggezza. Ogni giorno, si dedicava a insegnare ai suoi discepoli il valore della consapevolezza, dell'accettazione e del perdono. Un giorno, Takeshi ricevette una lettera. Era dal giovane che aveva ferito anni prima nella rissa. Il giovane, ormai completamente guarito, gli aveva perdonato. Takeshi pianse lacrime di gioia e gratitudine, riconoscendo che la sua trasformazione interiore aveva raggiunto il suo apice. Aveva superato il suo passato tormentato e aveva trovato la pace interiore. Takeshi continuò a insegnare il cammino Zen, ispirando molti con la sua storia di redenzione. Aveva imparato che anche chi aveva commesso errori gravi poteva trovare la via per la guarigione e la pace attraverso la pratica Zen. La sua storia divenne un esempio di come il potere della consapevolezza e del perdono potesse trasformare persino il passato più oscuro in un futuro luminoso. Gli anni trascorsero serenamente per Takeshi, che continuò a condividere la sua saggezza con i discepoli e con coloro che cercavano la sua guida. Il suo cuore era diventato leggero, e la pace che aveva trovato nell'essenza del Zen lo accompagnava ogni giorno. Un giorno, un giovane discepolo di nome Hiroshi si avvicinò a Takeshi con un volto gravido di preoccupazione. Hiroshi era alle prese con un conflitto interiore, tormentato dai suoi peccati passati e dalla paura di non poter mai trovare la redenzione. Si sedette ai piedi del maestro e raccontò la sua storia, i suoi errori, e come si sentisse intrappolato nel passato, proprio come Takeshi aveva fatto una volta. Takeshi, con occhi compassionevi, ascoltò il giovane e disse: «Comprendo il tuo dolore, Hiroshi,
perché anch'io ho conosciuto il rimorso. Ma devi sapere che il passato non può essere cambiato, e non possiamo cancellare i nostri errori. Ciò che possiamo fare è imparare da essi e scegliere di vivere nel presente con compassione e consapevolezza. Il giovane discepolo guardò Takeshi con speranza negli occhi e chiese: «Ma come hai fatto a superare il tuo passato, maestro?» Takeshi sorrise e rispose: «Ho imparato a perdonare me stesso. Ho riconosciuto che la mia trasformazione iniziava con la comprensione profonda del mio passato e con la volontà di non ripetere gli stessi errori. La pratica Zen mi ha insegnato che ogni momento è un nuovo inizio, e che il perdono è la chiave per liberarci dai nostri legami al passato». Da quel giorno in poi, Takeshi lavorò con Hiroshi, aiutandolo a comprendere che la via per superare il rimorso passava attraverso la pratica quotidiana del Zen. Insieme meditarono, studiarono gli insegnamenti e condivisero momenti di silenzio e contemplazione. Con il tempo, Hiroshi iniziò a trovare la sua pace interiore. Aveva imparato a perdonare se stesso e a lasciare andare il peso del passato. Grazie all'insegnamento e alla guida amorevole di Takeshi, aveva trovato la strada verso la redenzione. Mentre il sole calava all'orizzonte, Takeshi e Hiroshi continuarono a meditare insieme, immersi nella bellezza e nella serenità del presente. Avevano entrambi imparato che il passato poteva essere un maestro severo, ma anche un alleato nella ricerca della saggezza e della pace interiore. E così, il racconto di Takeshi, il maestro Zen dal passato tormentato, continuò a ispirare coloro che cercavano la luce nel buio dei loro rimorsi. I giorni e gli anni scorsero tranquilli nel monastero, con Takeshi e Hiroshi che condivisero le loro esperienze e il loro percorso spirituale. Hiroshi, ora cresciuto come maestro Zen, aveva assorbito gli insegnamenti di Takeshi e li aveva resi parte di sé. Era diventato un insegnante compassionevole e rispettato, capace di guidare gli altri nella loro ricerca di pace interiore. Un giorno, mentre passeggiavano nei giardini del monastero, Hiroshi si fermò e guardò Takeshi con gratitudine. «Maestro, sei stato la mia roccia in momenti bui. La tua storia e la tua guida mi hanno aiutato a trovare la pace. Vorrei fare qualcosa per te, per ringraziarti». Takeshi sorrise e rispose: «Il mio scopo è aiutare gli altri a trovare la loro pace interiore, Hiroshi. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Ma c'è una cosa che puoi fare: continua a diffondere l'insegnamento del perdono e della consapevolezza. Aiuta coloro che sono tormentati dai loro passati a trovare la via per la redenzione, proprio come ho fatto io con te». Hiroshi annuì, determinato a portare avanti l'eredità di Takeshi. Con il tempo, divenne un mentore per molti altri discepoli e cercatori spirituali, condividendo la storia di Takeshi e gli insegnamenti del maestro. Mentre gli anni passavano, Takeshi continuò a meditare e insegnare. Era diventato un anziano saggio, i cui occhi riflettevano la profondità della sua esperienza. Spesso, si ritrovava a contemplare il passato, riconoscendo che, nonostante le tenebre che aveva conosciuto, aveva trovato la luce nella pratica del Zen. Un giorno, mentre meditava nel tranquillo giardino del monastero, Takeshi chiuse gli occhi e lasciò che la brezza leggera accarezzasse il suo viso. Si sentì in pace con se stesso e con il mondo, riconoscendo che il suo passato tormentato aveva portato alla sua trasformazione in un maestro compassionevole. Le sue parole e il suo esempio avevano toccato molte vite, e l'eredità di Takeshi sarebbe vissuta attraverso coloro che avevano imparato da lui. Nella quiete della meditazione, Takeshi sorrideva, riconoscendo che aveva compiuto il suo viaggio verso la redenzione e la pace interiore. Il racconto di Takeshi, il maestro Zen dal passato tormentato, sarebbe rimasto vivo nei cuori di coloro che aveva toccato, un ricordo di come la pratica del Zen e il perdono potevano trasformare anche le anime più tormentate in fonti di saggezza e compassione. La morale di questa storia è che il passato non può essere cambiato, ma può essere trasformato attraverso la pratica del perdono, della consapevolezza e del vivere nel presente. Questo racconto ci insegna che il perdono è liberatorio. Takeshi ha vissuto tormentato dal rimorso per gli errori del suo passato, ma ha imparato che il perdono, in particolare il perdono verso se stessi,
è la chiave per liberarsi da questo peso. Accettando i propri errori e imparando da essi, si può iniziare il cammino verso la redenzione. La consapevolezza cambia il presente. La pratica Zen e la consapevolezza del momento presente hanno aiutato Takeshi a trovare la pace. Questo ci insegna che concentrarsi sul qui e ora, anziché rimuginare sul passato o preoccuparsi del futuro, può portare alla serenità interiore. Il potere della guida e della compassione, l'aiuto e la guida di un maestro, come nel caso di Takeshi e Hiroshi, possono essere fondamentali per il cammino spirituale. La compassione e la condivisione delle proprie esperienze possono ispirare gli altri a trovare la via per la redenzione e la pace. Questa storia ci ricorda che nessuno è irrimediabilmente legato al proprio passato, indipendentemente da quanto tormentato possa essere. Il perdono e la pratica della consapevolezza possono trasformare anche le anime più oscure in fonti di saggezza e compassione. Inoltre, mostra come le lezioni apprese dal passato possano essere utili per ispirare e aiutare gli altri nel loro percorso verso la redenzione. E così concludiamo questa straordinaria storia del Maestro Zen dal passato tormentato. Speriamo che questa narrazione vi abbia ispirato e toccato profondamente, insegnandoci che non importa quanto buio sia stato il nostro passato, c'è sempre una via per la redenzione e la pace interiore attraverso il perdono e la consapevolezza. Vi incoraggiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero trarne ispirazione e ad aprire una discussione nei commenti qui sotto. Ci piacerebbe conoscere le vostre opinioni e le vostre esperienze. Infine, se avete apprezzato questa storia e desiderate sostenere il nostro canale, vi preghiamo di iscrivervi, lasciare un mi piace e condividere questo video con i vostri amici e parenti. Il vostro sostegno ci aiuta a continuare a creare contenuti che possano ispirare e arricchire le vostre vite. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi e per il vostro continuo supporto. Continuate a cercare la pace interiore e la saggezza nella vostra vita quotidiana, così come il Maestro Zen dal passato tormentato ha fatto. Ci vediamo presto con altre storie emozionanti. A presto!